Buonanotte a tutti! Oggi, come potete notare, ancora l'ennesimo cambiamento di location. Sto cercando di sfruttare praticamente qualsiasi angolo della mia casa e devo essere sincera, ho trovato degli spazietti ottimi che magari riutilizzerò anche in futuro. E oggi siamo nella mia fantastica Orange Kitchen per girare il tanto atteso video dei preferiti di settembre, perché, ups, l'altro mese mi sono scordata di girarlo, perché ogni volta, vi giuro, non lo faccio apposta, che mi ricordo che il mio cervello si accende su questo argomento, dico vabbè ormai è troppo tardi, che faccio, lo giro, lo carico, se siamo al 20 della fine del mese, cioè non ha senso. Oggi forse mi sono ripresa un pochino in tempo, ma sempre in ritardo sono, però prima devo far uscire altri video, ecco perché. Prima di iniziare vi prendo giusto 2 minuti per parlarvi di una cosa molto importante, visto che mi seguono molte ragazze giovani, quindi ho pensato potesse essere un argomento molto attuale. Vi metterò da qualche parte, adesso aspettate che mi sposto, così la metterò qui, la locandina di un evento a cui tengo molto. Mi sarebbe anche tanto piaciuto andare, perché c'è una data a Roma, come potete vedere, che è il 12 di ottobre, e una data a Milano invece l'11, ed è la presentazione di questo libro di Rachel Morgan. Cercherò di mettervi qualche informazione in più, adesso poi le chiederò qua sotto l'info box. È un argomento a cui tengo molto perché quando ero a scuola abbiamo avuto l'occasione di parlare con questa ragazza, non questa che ha scritto il libro, ma comunque una ragazza che ha vissuto queste cose in prima persona, che si chiama Cheyenne, a cui mando un bacione perché so che segue i video, e quindi mi farebbe molto piacere se voi andaste a questo incontro, sia per farvi una cultura generale, sia per sentire cosa hanno da dire queste persone, perché sono tutte persone favolose. Quindi, come vi ho detto, cercherò di trovare più informazioni possibili e mettervele qui sotto. Adesso chiederò a Cheyenne tutto quanto. E adesso iniziamo con il video. Allora, prima domanda a canzone. Non c'è bisogno che vi ribadisco, naturalmente, che non è una canzone sola. Ah, scusate già se questo video mi toccherà capelli mille volte, ma me li so lavati, mi fanno schifo. La prima che vi faccio sentire è di Fred De Palma, che io non conoscevo sinceramente prima di questa canzone, però mi piace tantissimo. Le parole sono tipo la vita, e tra l'altro so che vi piacciono i miei momenti lip sync, quindi mi impegno ogni volta di più. Poi abbiamo una canzone di Giorgia, notiamo che finora ne ho dette 2 italiane, record, e si chiama Scelgo ancora te. La prima volta l'ho sentita ho pianto, ed è molto raro che io pianga per delle canzoni, io sono una persona che piange per qualsiasi cosa, ma per le canzoni è proprio raro, cioè mi deve proprio smuovere una cosa, e questa è fantastica. E scelgo ancora te. Adoro Giorgia, è una delle mie cantanti italiane preferite, se non la mia preferita. Altra canzone che raga, allora, partiamo dal presupposto che io adoro Tori Kelly, che è una ragazza che penso abbia vinto X Factor, mi pare quello inglese. L'adoro, proprio è bravissima, e dopo infatti vi faccio sentire anche un'altra delle sue canzoni. Questa però è stata fatta insieme a un altro, si chiama I'll Find You. Ok, vedete, c'è questa parte rappata. E invece solo sua vi dico questa, che è la canzone della mia esistenza, perché si chiama Dear No One, quindi caro nessuno, e appunto si riferisce a un ipotetico futuro uomo della vita. Bellissima, mi piace un sacco. So with your eyes. Per ora
è tutto. Ci riaggiorneremo il mese prossimo per le canzoni. Per quanto riguarda invece i film e telefilm, allora, di film ne ho visti un po'. Primo di cui voglio parlarvi, perché avevo grandissime aspettative, è Noi siamo tutto. Avevo visto il trailer di questo film, raga, ma vi parlo di tanto, ma tanto tempo fa. In inglese l'avevo visto, quindi non è che ci avessi capito più di tanto, però mi piaceva la storia, insomma, avevo capito più o meno, no, grandi linee. Poi, quando è cominciato a uscire il trailer anche in italiano, boom, pazzesco, perché poi c'è anche il libro, molto bello, me l'avete scritto anche in tantissimi, la vai a vedere il film, è bello. E io mi ero fatta una testa gigante, fantastico, bellissimo. Allora vi spiego, non è che non mi è piaciuto, perché mi sono anche messa a piangere in alcuni punti, ok, però vi ho detto che piango praticamente per ogni cosa. Mi aspettavo nettamente meglio, soprattutto quando, non so voi se vi capita la stessa cosa, quando a un film, una canzone, insomma, qualsiasi cosa, gli fanno una pubblicità così grande, io mi aspetto grandi cose. E invece è stato un po'... la fine. Ah! E poi... perché me lo fai finire in questo modo? Non dirò nulla, naturalmente, però ci sono rimasta davvero male. Da 1 a 10 sicuramente il mio voto sarebbe 4. E mi dispiace, perché avrei voluto dargli molto di più, perché gli attori sono molto carini in realtà. Poi ho visto Emoji, accendi le emozioni, che in realtà è un cartone, ma raga, molto migliore rispetto al film che vi ho detto prima, Noi siamo tutto. Quando volete passare così una serata in allegria, ve lo straconsiglio, è molto molto carino. E poi, sapete quale ho visto? Valerian e la città dei mille pianeti. Questo mi è piaciuto. Sarà perché adoro il genere così fantasy, fantascientifico. Hanno dei trucchi, raga, dei trucchi in questo film che vi dico, cioè, fermiamoci tutti un attimo. In più c'è anche Rihanna, io ho un amore folle per lei e mi è piaciuto un sacco la sua parte. Avrei voluto sinceramente durasse molto di più il suo personaggio, perché comunque l'hanno fatto vedere poco. A parte questo, mi è piaciuto abbastanza, devo ammettere, anche la storia non è noiosa, insomma, mi piace. I telefilm invece ho rivisto, perché la terza stagione ancora non l'avevano messa su Netflix, Jane the Virgin, che è molto carina, è una serie molto America Latina, telenovelas style, è davvero fatta benissimo, cioè non vi annoia mai. E questa terza stagione è la mia preferita in assoluto, la dovete vedere se ancora non l'avete vista, l'hanno messa su Netflix. Uscirà anche il 14 di ottobre la quarta stagione, non vedo l'ora. E poi sto guardando la settima stagione di American Horror Story. Questa settima stagione si dovrebbe chiamare Election Day, qualcosa del genere. Partiamo dal presupposto che io adoro Sarah Paulson, che è praticamente l'attrice, cioè quasi in tutte le stagioni di American Horror Story. La adoro follemente come attrice. Ogni personaggio che le danno io vado in palla, la adoro. E naturalmente adoro Evan Peters, quindi American Horror Story. Partiamo dal presupposto che io non amo le cose horror, ma una delle mie serie preferite. Le mie preferite sono state La Congrega, quella delle streghe, non mi ricordo mai come si chiama, se si chiama The Covenant, insomma qualcosa del genere, e American Horror Story Hotel, che raga, fantastica quella stagione. E poi sto finendo di vedere ancora le altre 10 puntate dell'ultima stagione di Teen Wolf, anche quelle mi stanno piacendo da morire. Poi passiamo alle scarpe, visto che ogni volta mi dilungo tantissimo in queste categorie che metto per prime, parlo sempre una cifra. E le scarpe sono queste qui, che vi ho fatto vedere anche recentemente in qualche video haul. Old School della Vans. Queste qui hanno la parte qua tipo in vellutino, poi hanno tutta la fiancata fatta in questo modo. La prima volta che le ho messe mi hanno devastato il piede, adesso sta andando molto meglio e infatti le sto mettendo tipo tutti i giorni, ed è una cosa molto ambigua per quanto mi riguarda, perché sapete che vado pazza per le scarpe, le cambio in continuazione, però devo essere onesta, queste stanno bene con tutto, vestiti, outfit un po' più sofisticati, a quelli più sportivi, quindi se cercate un paio di Vans e non sapete quale prendere, prendete queste. Unghie del mese, allora, se andate sulla mia pagina di Instagram, che vi metterò adesso qua tutti i vari nomignoli, ho pubblicato la foto che avevo delle unghie che mi ero fatta, insomma le solite, sapete, in gel, le mie super unghione, però le ho tolte, come potete notare adesso ho un semplicissimo smalto rosso sulle mie piccole unghiettine. Non ho neanche fatto il semi permanente perché sto cercando di far riprendere un po' le unghie. Io comunque faccio il gel da tanti anni, non dico
sempre, perché a volte appunto faccio questa cosa di toglierle, poi rifarle, fare il semipermanente. Per ora ecco, va così e sinceramente ci sto andando in fissa. I colori classici che uso sono rosso, bordeaux e nero. Poi passiamo ai prodotti beauty del mese. Parto con un mascara che ho ritrovato perché non lo trovavo più in giro ed è uno dei miei preferiti, è il Mega Volume Miss Manga di L'Oreal. In realtà è anche quello che ho addosso adesso, scusate il riflesso degli occhiali, non so mai come fare, però è quello che adesso ho indosso. E sapete il mio disagio con le ciglia, perché io le ho molto corte, pochissime, però questo mi piace, l'effetto che dà. Poi passiamo a un prodotto per il viso, anzi gli altri tre che ho da farvi vedere sono tutti per il viso, perché questi giorni ho preferito fare la base più che andare in giro con gli occhi, cose, e quindi ho avuto tempo di sfruttare anche qualcosina di nuovo. Infatti metto tra i preferiti questo qui, che è il Lock It Concealer di Kat Von D. Io ho preso un colore molto chiaro, perché come vedete io sono molto chiara, però devo essere onesta, lo utilizzo più che per coprire, per illuminare, è perfetto. Infatti vorrei comprare anche una colorazione per quanto riguarda proprio la copertura. Costa un bel po', perché costa mi pare sui 35 euro o qualcosa del genere, però è un buon correttore. Poi abbiamo un primer, questo l'avete visto tante volte, ed è di Too Faced Langover, è uno dei migliori in assoluto. Ultimo prodottino che vi ho già fatto vedere parecchie volte perché proprio mi ha sorpreso è questo fondo qui che si chiama Pro Filter di Fenty Beauty by Rihanna. Come vi dico sempre, io ho la colorazione 140, però se andate sul sito dove si può acquistare il fondotinta ci sono tutti gli swatch, insomma potete vederlo in realtà, perché molte mi hanno chiesto ma come faccio a capire, perché non si può ancora acquistare, e almeno qui in Italia, in negozio fisicamente. Sul sito mi pare si chiami Harvey Nicholas, qualcosa del genere, ma non vorrei dire una minchiatona. Comunque vi metto il link qua sotto, ci sono tutti gli swatch, oppure comunque cercate gli swatch perché è quella la chiave per trovare la colorazione giusta. Io ho fatto così e mi è andata benissimo. Ci dovete perdere un po' di tempo come vi ho già detto, ma alla fine ce la fate. Cover del mese è questa, in assoluto la mia preferita, non autunnale proprio, c'è zero, però è molto bella. Sapete quanto amo le sirene, non il mare, questa è una cosa che mi viene sempre chiesta, come fanno a piacerti le sirene, tutte queste cose, se poi non ti piace andare al mare o il mare, non lo so, non ho la più pallida idea. Però adoro questa cover che è di Go Case, se andate sul mio account 21 Buttons la trovate taggata, così non perdete tempo a scorrere tutto il sito. E vi lascio adesso il mio nick di 21 Buttons, perché lì taggo un sacco di cose che possono sempre esservi utili. Per quanto riguarda la foto, penso proprio che metterò questa, che ho fatto a fine settembre, ma rispecchia appieno il mio mood autunnale, perché io voglio che arrivi questo inverno, però sto ancora con le maniche corte, cioè non so voi, io non ce la faccio più, fa caldo, io stare nelle zanzare, non lo sopporto. E quindi vi metterò questa foto per, diciamo, smuovere un po' gli animi, speriamo, di questo clima. Anche questo taggato su 21 Buttons, camerino, shopping, mood perfetto. Poi abbiamo gli eventi del mese, adesso ricerchiamo sulla mia agendina qua delle cose da fare. Il 4 di settembre sono andata alle terme con le mie amiche, sono andata a Cucci Terme, che praticamente sta a zona Fiumicino per chi è di Roma, ma penso lo conoscerete tutti, Cucci Terme. Prima volta che andavo, però mi è piaciuto molto, naturalmente vabbè, star lì con le amiche, si chiacchiera, si scherza eccetera, ed è passata una bellissima giornata. Dall'11 al 13 sì, di settembre ho fatto un ricovero in ospedale, niente di che, non vi preoccupate, è semplicemente dei controlli, però che pizza, perché insomma non è una cosa molto bella fare ricovero in ospedale. Il 14 ho fatto i miei nuovi tatuaggi, e anche di questo mi chiedete sempre in tantissime quando farò l'aggiornamento di tatuaggi, sto aspettando di finire quello sul polpaccio, quindi dopo di quello poi farò tutto quanto. Però se volete vedere una piccola anteprima di quelli che ho fatto appunto il 14 di settembre, vi metto nella scheda il vlog che ho girato quel giorno. Il 19 poi sono andata, appunto ero andata, a farmi le unghiettine. Il 21 io e Desi siamo andate a Firenze, anche di quello ho girato il video di tutto quello che ho comprato, perché se non lo sapete a Firenze, al centro commerciale Gilli, c'è Primark, quindi avevo fatto il video haul, ve lo linko anche quello nella scheda info. Questo è tutto nella mia triste e pigra vita. Ultima domanda di questo tag, di questo video di ogni mese, è l'applicazione. Ne ho due di applicazioni che mi piacciono, ma ne dirò una che è la mia preferita. Questa è l'applicazione, non si vedrà mai, Mediaset Fan. E che cosa si fa? Praticamente voi potete vedere la diretta del
del GF, votare i vostri preferiti quando fanno qualche televoto, e quindi io la uso in continuazione perché sono sempre attaccata o alla televisione, perché se non lo sapete potete vedere la diretta 24 ore su 24, non proprio perché tipo la mattina, la sera mi sa che a volte staccano. Comunque la diretta c'è sempre sul canale 34, infatti io da quando l'ho scoperto sto sempre lì attaccata alla TV, nonostante io sia una che non sta tanto alla televisione, più al computer naturalmente, però a volte posso anche guardarlo dall'applicazione, quindi è molto molto comodo. Quindi questo era tutto per il mese di settembre, ci rivedremo spero presto con i preferiti di ottobre, anche perché è uno dei miei mesi preferiti, preparatevi. Vi mando un mega bacio e noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando vi aspetto, ciao!